147 pagine per raccontare il 2022 di Teatri di Bari, tra programmazione teatrali e progetti a contrasto delle povertà educative, con un focus specifico alle nuove generazioni. Si rinnova, come da tradizione, l'appuntamento con l'agenda di Teatri di Bari, contenitore di idee e spazio di espressione artistica che, oltre ad assumere la funzione classica di calendario e promemoria, diventa strumento di divulgazione culturale e megafono per il rilancio dei giovani talenti. Anche per l'annualità 2022, infatti, i Teatri di Bari hanno voluto far accompagnare le giornate con il racconto di un giovane scrittore selezionato attraverso un contest letterario per Under 35. 2022 battute per un anno di teatro che quest'anno si fregia dell'intervento dello scrittore Gianrico Carofiglio, che ha firmato l'incipit Tutto cambia, dal quale sono partiti i partecipanti per realizzare il loro personale progetto. Proprio questa mattina abbiamo ascoltato per l'occasione Mariella Pappalepore, presidente di Teatri di Bari. È stata presentata questa mattina l'agenda dei Teatri di Bari, che raccoglie in qualche modo le attività teatrali dell'anno che ci lascia e le attività dell'anno 2022. Sì, infatti il nostro appuntamento annuale con la presentazione di questa agenda è in realtà un'occasione prima di tutto anche per ripresentare le rassegne che abbiamo nei teatri, ma anche per raccontare questo contest a cui teniamo molto e si fa da tantissimi anni, che è quello di un contest letterario per giovani autori, che parte da un incipit di un scritto e donatoci, diciamo, da un autorevole autore, quest'anno è stato Gianrico Carofiglio, su cui poi diciamo, giovani autori si cimentano nel definire, come dire, quello che è la continuazione del racconto. E quest'anno abbiamo avuto quindi anche l'occasione di premiare la vincitrice del contest. Ovviamente è l'occasione anche per invitare il pubblico a venire a teatro. Sappiamo che il momento è complicato e difficile, però i teatri sono luoghi sicuri e quindi invitiamo tutti ad andare a teatro, ad andare al cinema, ad andare ovunque, ma insomma a riempire i luoghi culturali.